Ritrovati, siamo qui in diretta dalla Villa Comunale di Nola. Un saluto a tutti gli amici che ci seguono da casa attraverso la pagina social di Mamma Nola e attraverso il canale televisivo di Capri Event. Siamo qui perché oggi è un sabato particolare, un sabato speciale per la città di Nola. Solitamente questo giorno, se non ci fosse stata la pandemia, il rischio pandemico, sarebbe stato il cosiddetto sabato dei gigli spogliati, il sabato dove si provano le spalle, il sabato legato alla prova dei gigli. Tutto questo quest'anno non sarà possibile perché il rischio pandemico nel corso degli ultimi mesi ha impedito un regolare svolgimento della festa di giugno, perché prevede una preparazione in un anglosanno particolare, e poi magari manderemo in onda anche le immagini caratteristiche della festa. Ma un segno di ripresa c'è, e c'è attraverso l'associazionismo locale, attraverso l'amministrazione comunale, attraverso la fondazione Festa dei Gigli, ma soprattutto attraverso i nolani, attraverso la cittadinanza, quella cittadinanza attiva con il cuore pulsante che fa sì che la festa possa vivere nel cuore di ogni nolano 365 giorni l'anno. E noi siamo qui in diretta in questo sabato assolato di giugno per parlare con il neo sindaco della città di Nola, eletto 5 giorni fa, il dottor Carlo Bonaro, a cui do il benvenuto, e anche con il referente dell'associazione Festa Eterna Mamma Nola, Carlo Fiumicino, che ha messo su in questo giugno nolano un programma di eventi particolari, un programma di eventi che guarda al futuro, che guarda ai bambini, a misura di famiglia, a misura di ricordo, ma soprattutto un programma che guarda all'isola di Procida, all'isola di Arturo, capitale della cultura 2022, con la quale il sodalizio, appunto presieduto da Carlo Fiumicino, ha intrapreso un protocollo d'intesa per una serie di attività che sono già partite lo scorso dicembre in occasione del Natale, con la consegna di una natività rigorosamente in cartapesta all'amministrazione di Procida, e che continuerà anche nel mese di settembre durante il clou dei festeggiamenti. Sindaco, innanzitutto, prima di entrare nel vivo di questa nostra chiacchierata, anche un saluto da parte sua alla città e anche agli amici che ci seguono da casa. Eletto da soli 5 giorni, un mese intenso di attività, ma che è stato ricambiato questo stress elettorale dall'affetto strepitoso che la città le ha riservato. Buongiorno a tutti, davvero un risultato elettorale che al di là del dato numerico manifesta un entusiasmo, una voglia di cambiamento, un desiderio di rilancio incredibile. E in questo slancio emotivo che ha consegnato a Nola un'amministrazione giovane, volenterosa, legata ai valori della legalità e del rispetto delle tradizioni, perché i due dati possono e debbono coesistere, incontri come questi si innestano con totale coerenza. Il mondo dell'associazionismo, il mondo della società civile, attraverso il valore della solidarietà con le persone più deboli e tra le diverse amministrazioni, è perfettamente in linea con l'amministrazione che mi onoro di guidare. Ecco sindaco, lei ha toccato già alcuni argomenti particolari che poi andranno ad animare neanche per la posta il cartellone di eventi di Mamma Nola, messo su da Festa Eterna Mamma Nola. Lo voglio ricordare, nel 2022, quest'anno ricorre il decennale del sodalizio, che è nato appunto nel 2012, quando Carlo Fiumicino era tra i 4 maestri di festa della Corporazione del Giglio del Beccaio, e in questi 10 anni ha dato un'identità particolare non solo all'associazione ma anche alle attività che hanno ruotato intorno a questo sodalizio, mettendo su manifestazioni coerenti con la linea assunta dallo statuto dell'associazione. Quest'oggi noi siamo qui anche per presentare questi eventi che da domani fino a domenica prossima, insomma, arricchiranno il palinsesto culturale della città di Nola. Grazie Audilia, buongiorno a tutti, voglio rivolgere un caloroso, affettuoso e sincero in bocca al lupo al neo eletto sindaco dottor Carlo Bonauro, al quale va tutta la mia stima e riconoscenza. Questo per noi, la Villa Comunale, è il luogo simbolo per noi dell'associazione, perché in questa villa noi abbiamo iniziato a muovere i nostri primi passi, eravamo piccolissimi, e da lì si è consolidata un'amicizia che poi via via nel tempo mi ha permesso, insieme ad amici di vita, di coronare il sogno di ogni nolano, quello di diventare maestro di festa nel 2012.
Da lì, con una promessa reciproca, insieme ai quattro maestri di festa, ma anche a tutti gli amici che compongono l'associazione, abbiamo ritenuto doveroso iniziare un percorso di attività che avessero come protagonisti i piccoli giganti, i giovanissimi di questa città, affinché, io non mi stancherò mai di dirlo, l'ho detto anche il 2 giugno del 2019 quando abbiamo donato il parco giochi nella villa comunale, affinché tutti i giovani di questa città non vivessero più quello che ho vissuto io. I giovani di questa città non devono più abbandonare la propria terra per ingrossare le file del settentrione. I giovani di Nola devono restare in questa terra, che è una terra preziosa, è una terra di storia millenaria. Questi non sono slogan, sono cose in cui ho sempre fortemente creduto ed è stato il motivo per il quale ho voluto impegnarmi affinché l'associazione potesse donare dei momenti di socializzazione, momenti ricreativi, ma anche dei momenti educativi affinché i giovanissimi amassero la propria terra, la propria città, rispettassero la propria festa, inseguendo quei valori, quegli insegnamenti che sono stati trasmessi a me e anche alla mia stessa generazione. Quest'anno è l'anno finalmente della rinascita, sono stati 3 anni per noi davvero di tormento, perché per ogni nolano non poter vivere il mese più atteso, il mese più bello, è davvero una situazione che ti destabilizza. Quest'anno finalmente ce l'abbiamo fatta, ripartiamo, e come associazione nel decennale abbiamo creduto che la città meritasse dei momenti insieme, finalmente, io personalmente ci speravo tanto, ad avere anche un sindaco al mio fianco che potessi avere la sua linea, i suoi ideali e la sua visione per questa città. Quindi oggi veramente inizia la grande festa, la festa della rinascita, la ripartenza per questa città che insegue, come diceva il sindaco, valori di legalità, di rispetto e soprattutto l'obiettivo più grande, lavorare insieme, perché insieme si cresce, insieme si riescono a concretizzare delle azioni che adesso vi presento. Domani mattina, qui dalla Villa Comunale, partiremo, abbiamo chiamato a raccolta tutti i bimbi della città ai quali doneremo un cappellino con lo slogan "Siamo tutti sulla stessa barca", perché abbiamo raccolto il monito di Papa Francesco nel momento della pandemia, in cui ci spronava e ci indicava e ci faceva comprendere che solo appunto insieme potevamo passare quel momento. Domani mattina qui in villa si partirà, percorreremo il corso Tommaso di Vitale per arrivare a Piazza Duomo, dove i bimbi, dopo aver realizzato a casa insieme alle proprie famiglie, insieme ai propri genitori, la barchetta in carta, la doneranno ai piedi della barca di San Paolino. La barca, in nome, come diceva appunto Autilia, del protocollo d'intesa che abbiamo siglato il 14 dicembre 2021 a Procida, nel momento in cui la città di Nola, grazie all'opera magistrale dell'artista maestro Leopoldo Santaniello, abbiamo fatto realizzare una natività in cartapesta, l'abbiamo donata alla città di Procida. In quel momento siglammo il protocollo d'intesa, dove sono partiti una serie di incontri e di confronti, ed oggi finalmente in Piazza Duomo avremo anche un omaggio di riconoscimento in segno della nostra amicizia verso l'isola di Procida. Ripercorriamo una loro progettualità. L'artista tedesco Frank Bolter a Procida, in modo provocatorio, ha realizzato una barca lunga 9 metri, larga 2 metri e mezzo, altrettanto 2 metri e mezzo, e con l'intento di compiere la traversata del canale. Ovviamente era un comportamento provocatorio nei confronti dell'Unione Europea, nei confronti dei governi nazionali, affinché si prendesse in seria considerazione i numerosi attraversamenti quotidiani con le barche di fortuna e con i tantissimi decessi che avvengono nel Mediterraneo. Quindi noi abbiamo raccolto quella progettualità, abbiamo riprodotto la stessa barca in Piazza Duomo come unione degli stessi valori paoliniani, la solidarietà, l'accoglienza e la tolleranza, e sullo sfondo un omaggio al paradiso mondiale della Corricella con un dipinto di 32 metri quadrati realizzato dagli artisti Leopoldo ed Ernesto Santaniello. Quindi le due comunità si uniscono, le due comunità da oggi, Procida e Nola,
continuano il loro percorso per poi a settembre poter noi come città dei Gigli essere presenti nell'isola di Procida come capitale della cultura 2022 e portare avanti quei progetti di promozione nazionale della festa dei Gigli che sono iniziati nel 2019 a Brescello, sono seguiti a Parma 2020, sempre capitale della cultura, e quest'anno finalmente arriveranno anche a Procida. Dopodiché lunedì nella Villa Comunale abbiamo realizzato un programma per una settimana dedicato a tutti i bimbi, con animazioni, spettacoli, laboratori, vari spettacoli di magia, circensi, perché vogliamo che la villa, il polmone verde di questa città, si animi di tutti i piccoli giganti insieme alle loro famiglie, affinché la città possa vivere quello spirito di comunità e di unione. Poi l'altro evento è martedì 21 giugno a Piazza Giordano Bruno, anche lì una serata che è dedicata ad un nostro carissimo amico che purtroppo abbiamo perso poco tempo fa, il quale ci guida costantemente, il nostro amico Andrea Foglia, al quale abbiamo realizzato un progetto rivolto ai cullatori della città. Non è un premio, ma è un riconoscimento, e la finalità di questo riconoscimento è educare, trasmettere degli insegnamenti, trasmettere degli esempi, dei modelli, sempre rivolto ai giovanissimi. I giovanissimi devono vedere nelle persone che noi andiamo a individuare quei valori che sono il cardine della nostra festa: l'amicizia, lo stare insieme, il rispetto, la fatica, il sacrificio. E quindi attraverso questi modelli, creare questi modelli, questi testimonial, che è un termine che tra i giovanissimi va molto in voga, noi vogliamo che i giovani vengano sensibilizzati affinché questo ruolo ricopra sempre quel ruolo importantissimo, fondamentale all'interno della festa. A seguire un altro omaggio al maestro Tonino Giuliano Giannino, il quale è deceduto anche lui da poco ed è stato uno dei musicisti che ha dato tantissimo alla festa dei Gigli, e quindi ci sarà uno spettacolo musicale che ripercorrerà tutta la sua carriera giglistica nella città di Nola. Giovedì 23 giugno a Piazza Duomo andrà in scena la proiezione del filmato, il docufilm realizzato dal regista Paolino Di Sauro, un giovanissimo nolano, del docufilm dei Gigli di Nola nel paese di Don Camillo e Peppone. Abbiamo realizzato un cofanetto, il cofanetto verrà venduto e l'intero ricavato verrà donato, destinato all'Associazione Campo dei Fiori di Giacomo De Sena, alle comunità locali che si occupano di minori a rischio in questo territorio. In quella stessa serata doneremo un gruppo elettrogeno ad un'associazione di volontari della Protezione Civile di Nola, e poi a seguire ci sarà il grande atteso spettacolo musicale dell'Orchestra dei Fratelli Forino e di tutte le voci dei cantanti della festa dei Gigli. Questa serata, anche questa, è dedicata ai nostri amici Andrea Foglio e Pacifico Dubbioso. Pacifico Dubbioso perché è stato la prima persona che a Brescello, quando noi abbiamo creduto in questa follia insieme ad Andrea Foglia, il grande saggio, Pacifico Dubbioso è stato la prima persona che ha creduto in noi ed ha aderito consegnando la sua quota per venire a Brescello. E quindi era doveroso da parte nostra riconoscere questo ruolo anche a Pacifico e ad Andrea. Grazie veramente a Carlo Fiumicino per questi dettagli anche legati agli eventi singoli, che lo voglio ricordare agli amici presenti, ma anche agli amici che ci seguono via social e sul canale Capri Event. È possibile consultare il programma d'eventi anche sulla pagina dell'associazione, oltre che
attraverso i manifesti che vediamo per la città di Nola, e quindi una città sindaco in fermento, una città in movimento, una città che riparte con slancio, con entusiasmo, con gioia di vivere, con gioia di fare. Non a caso l'altro giorno, in occasione della prima Alzata della Borda, dopo 3 anni l'abbiamo vista unitamente a tutto lo staff proprio alzare la borda in segno di ripresa, di rinascita, ma di una partecipazione che non sarà occasionale ma sarà permanente nel corso di tutto il suo mandato. Sì, Otilia, l'idea di fondo è che la festa di Gigli è una risorsa, ma è una risorsa che va gestita correttamente. Certamente è una risorsa di tradizione. Nola, una parte di Nola, si identifica in quella festa ha la propria cifra. Ma la festa di Gigli è anche un momento di spiritualità profondo, di attenzione alla carità di San Paolino, per cui la tradizione laica deve sempre coniugarsi con il messaggio religioso. Poi è un formidabile volano dell'economia, che deve però non solo essere un circuito ristretto per pochi ambiti, ma deve aprirsi all'intero territorio nolano. Poi, e lo abbiamo sentito oggi, la festa dei Gigli è anche cultura e solidarietà, che sono gli altri pani che nutrono l'essere umano accanto a quelli materiali e della passione gigliante. Se la festa dei Gigli, come con questi eventi, riesce a coprire le distanze con chi è più sfortunato, con chi ha disabilità, fare politiche sociali anche attraverso il momento del giugno nolano e al tempo stesso consentire ai ragazzi, ai giovani di crescere al di là della festa in quanto tale, del momento ludico, davvero la festa dei Gigli diventa Nola nella sua totale interezza. Grazie Sindaco, siamo in chiusura, ci saranno 365 giorni che ci dividono dal 22 giugno 2023, anno in cui dovrebbe finalmente, incrociando le dita, esserci questa ballata, la processione pomeridiana, riesserci la festa dei Gigli, un anno intenso, un anno all'insegna anche degli scambi culturali. Prima Carlo parlava di Parma 2020, Procida 2022, e chissà che anche Nola un domani possa avere la sua vetrina nazionale e perché no anche internazionale. Ma direi le condizioni ci sono tutte. Nola è un patrimonio di talento, di storia, di beni architettonici. Può essere capitale del libro, capitale della cultura, tutte le formule che l'evoluzione conosce. Nola è una realtà di una ricchezza inestimabile, un tesoro prezioso che finalmente deve essere però dischiuso al mondo. Grazie, grazie Sindaco. Aggiungiamo un ultimo tassello prima di darvi nuovamente appuntamento, perché il calendario di eventi dell'Associazione Mamma Nola è un calendario ricco, una settimana ricca di eventi ai quali poi si aggiungeranno anche altri eventi promossi da altre associazioni, perché c'è un movimento culturale associativo veramente incredibile sul territorio nolano che a giugno trova la sua massima espressione. Carlo, c'è una sorpresa? Sì. Prima di salutarci voglio ringraziare tutte le persone presenti, tutte le associazioni presenti, vedo Palma in rappresentanza di Amiamola, la Compagnia di San Paolino, Lello della Paranza Stella e tutti altri che semmai, quindi a loro va il mio grande e affettuoso saluto e con i quali sono riuscito sempre a concretizzare i progetti, perché tutte queste associazioni mi sono sempre state vicino. Se Brescello è stato possibile è stato grazie anche a voi. Se Parma è stata possibile è stato grazie anche a voi, Procida e anche questo giugno nolano, perché costantemente mi fate sentire la vostra vicinanza nei momenti di sbandamento anche con un semplice messaggino. Adesso scopriamo, invito il maestro Leopoldo Santaniello ad avvicinarsi al tavolo cortesemente, scopriamo il San Paolino, simbolo dell'associazione, sindaco dell'associazione Mamma Nola, e questo sarà il premio simbolo al cullatore che